Confartigianato, investire in opere pubbliche per salvare il territorio italiano. Confartigianato, protagonista in TV e radio su moda, food e futuro dell'artigianato. L'aerografia del maestro Nicola Giotti conquista Roma e il Compra Artigiano Store. La meccanica italiana si sposta in Puglia. Confartigianato, protagonista al Mexpe Bari. Il maltempo di questi giorni mostra la fragilità e il dissesto idrogeologico del territorio italiano. Confartigianato ribadisce l'urgenza di investire in infrastrutture e opere pubbliche per prevenire i danni da frane e alluvioni. Gravi le carenze su questi fronti. L'Italia è agli ultimi posti in Europa per quota di investimenti pubblici sul PIL, che negli ultimi 5 anni sono calati del 21%, e con la legge di bilancio nel 2020 le risorse per investimenti si riducono di oltre 1 miliardo. Nelle ultime 2 settimane Confartigianato è stata protagonista sui media. Il segretario generale Cesare Fumagalli, il 13 e il 20 novembre, è intervenuto a TG2 Italia e a Rai Radio 1 per approfondire le prospettive dell'artigianato e delle piccole imprese. Il 21 novembre è stata la volta del presidente di Confartigianato Moda, Fabio Pietrella, al programma di Rai 3 Agorà. E il 25 novembre Riccardo Porta, imprenditore e dirigente confederale, ha vinto la sfida del contest Pizza Hero sul canale 9. Il 25 novembre il Compra Artigiano Store di Roma ha ospitato i maestri pasticceri Nicola Giotti e Damaride Russi e la loro aerografia in diretta speculare lucida, la tecnica di decorazione del cioccolato inventata proprio dal maestro pugliese nel suo laboratorio di Giovinazzo. Un metodo che consiste nell'aerografare direttamente lo stampo al negativo. Il risultato finale sono delle vere e proprie opere d'arte, disegnate sulla più dolce delle tele possibili, caratterizzate da colori vivi e da una lucentezza straordinaria. Dal 28 al 30 novembre la nuova Fiera del Levante ospita Mexpe Bari, la prima edizione in terra pugliese della più importante fiera italiana della meccanica, delle tecnologie e dell'industria manifatturiera, che si allontana da Parma per coinvolgere il sud Italia e tutta l'area del Mediterraneo. Nel frattempo Confartigianato Meccanica e Senaf, l'organizzatore dell'evento, hanno rinnovato la convenzione per le imprese associate in vista di Mexpe Parma, dal 26 al 28 marzo a Parma con il villaggio Confartigianato.